I buoni del tesoro poliennali calano per la terza volta in 4 giorni dopo che il Presidente del Consiglio Mario Monti ha posticipato gli obiettivi di pareggio di bilancio e ha previsto una recessione dell'economia più profonda di quanto stimato a dicembre. Di questo parlo con Gianluca Braguzzi, responsabile finanziario di PEAST, Capital Management, a Mantova. Ciao Gianluca, bentornato Braganza. Ciao Luciano, buonasera a tutti. Allora, il governo di Mario Monti, che aveva promesso di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013, adesso si aspetta un disavanzo dello 0,5% sul prodotto interno lordo per il prossimo anno, secondo quanto dichiarato oggi, 18 aprile, a Roma. Il deficit dello 0,1% precedentemente previsto per il 2013 non sarà raggiunto fino al 2014. Il governo stima anche che l'economia registrerà una contrazione del 1,2% quest'anno, oltre il doppio dello 0,5% previsto a dicembre, ma ancora inferiore alle stime pubblicate solo ieri dal Fondo Monetario Internazionale di una contrazione dell'1,9%. E la crescita? Per il governo 1,05% il prossimo anno, mentre il Fondo Monetario Internazionale dice ancora recessione nel 2013 con un meno 0,3%. Penso che il Fondo Monetario abbia la vista più lunga e più centrata su quella che è una realtà, a mio modesto parere, drammatica. Io credo che ci siano tutti i prodromi e tutti i presupposti perché la situazione vada sempre peggio e questo governo sta lavorando al meglio perché ciò accada. Che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe smetterla di colpire la più grande fascia di cittadini, che sono i lavoratori, che sono gli impiegati, gli operai, le famiglie, le piccole e medie imprese, e cercare da un lato di rilanciare il credito e dall'altro di promuovere iniziative che possano favorire la ripresa economica e l'occupazione. Nulla di ciò è all'orizzonte, si vedono solo tagli, batoste, nuove imposte. Nuovi salassi fiscali, aliquote che peggiorano sempre al rialzo, accise sulla benzina a livelli record mondiali, tutte queste cose che non favoriscono certo la ripartenza di un ciclo economico. Beh, era necessario all'inizio evitare un peggioramento della crisi del debito che stava mordendo forte a novembre. I passi del governo, quelli fatti fino ad ora, sono chiari nell'aumento delle tasse e nel cambio delle pensioni, fondamentalmente, sulla legge sulle pensioni. Dalle altre parti, evidentemente, ha dovuto accettare dei compromessi che hanno snaturato la voglia che forse aveva il governo. Il punto sembra adesso, che sto chiedendo anche a diversi ospiti, Gianluca, non credi che il governo dovrebbe andare a incidere alle radici della difficoltà economica italiana, che sono facilmente individuabili nella piovra, nel controllo della politica in Italia? Di cui questo governo è un'espressione, quindi ritengo che tu stia auspicando qualche cosa che è totalmente impraticabile. L'immagine che a molti osservatori, per carità imparziali come te, questo governo ha dato fin dall'inizio, che non mi ha mai trovato concorde, sta trovando un riscontro preciso nei fatti, dove di fatto questo governo è semplicemente uno strumento nelle mani della vecchia politica. Appunto, la domanda è: il governo vuole salvare la politica o vuole salvare l'Italia? Il governo vuole salvare principalmente le banche di cui ha una chiara emanazione, e poi, che peraltro cosa che non riuscirà a fare, e poi la vecchia politica. Sicuramente non vuole salvare la nazione. Salvare le banche fa bene al paese? No, fa bene solo ai grandi capitalisti che nel caso di default delle banche perderebbero i capitali che vi hanno depositato. E ai risparmiatori che succederebbe se le banche dovessero fallire? Penso che per la maggior parte dei risparmiatori sarebbe meglio sapere che i propri capitali depositati non esistono più, esistono solo in piccola misura, piuttosto che andare avanti in questa situazione per decenni. Cioè, i piccoli risparmiatori dovrebbero perdere i loro risparmi così. Sì, le banche sono a patrimonio netto negativo, quindi è ovvio che non potrebbero restituire, forse alcune potrebbero restituire qualcosa, ma
maggior parte non avrebbero gli asset da restituire. Quindi diciamo un sistema bancario sano, per quanto possibile, asseconda anche la ripresa del paese, o non è così? La crisi del 29 ebbe le sue principali fondamenta proprio sulla mancata prosecuzione di una politica creditizia sana e lineare, che è quello che è venuto a mancare per le grandi speculazioni che il sistema bancario ha realizzato con grandi insuccessi, con delle leve assolutamente fuori controllo dopo la cosiddetta deregulation, che hanno portato alla realizzazione di parametri di controllo delle banche che 20 anni fa avrebbero corrisposto alla dichiarazione di default già con livelli di un centesimo rispetto a quelli che poi si sono in realtà raggiunti. Quindi questa situazione è, dal mio punto di vista, da un lato irreversibile, ingovernabile, e quindi sarebbe meglio darci un taglio una volta per tutte. Il peggioramento delle stime di crescita fatto dal governo implica automaticamente che il deficit sarà più alto delle previsioni. Una situazione che, letta da una prospettiva di mercato, rimanda il pareggio di bilancio almeno di un anno, cosa non buona per le obbligazioni. Il rendimento sul BTP decennale italiano sale al 5,44%, il differenziale di rendimento con un'obbligazione di simile durata del governo tedesco, il cosiddetto spread, arriva a 373,43 punti base. A questo contribuisce anche il fatto che invece in Germania il decennale è salito e il rendimento è calato di 3 punti base all'1,71%. Il fatto che la gente compri titoli che praticamente non rendono nemmeno il tasso di inflazione medio europeo la dice lunga su quanto il livello di allarme è diffuso e sempre più fasce di popolazione siano ormai consapevoli di questa grave situazione. Dal lato Italia le prospettive di cui tu parli probabilmente sono anche molto ottimistiche perché non ci vuole un genio per prevedere che a seguito di questo tipo di politica avremo un crollo degli introiti fiscali e di conseguenza questo avrà un'ulteriore ripercussione su una spirale negativa che peraltro è già in corso. Non voglio andare a pescare nell'ovvio, Gianluca, ma insomma, appunto, abbiamo detto il rendimento italiano del decennale al 5,44%. Vuol dire che il governo per finanziarsi paga il 5,44%. Il decennale tedesco invece è all'1,71%. Cioè la Germania paga l'1,71% per trovare finanziamenti. Questa è la visione che il mercato ha della differenza tra le due nazioni. E il nostro timore è che il rendimento possa salire ancora di più. Il mercato scommette sul fatto che l'Italia non ce la faccia e purtroppo a livello statistico, con probabilità superiore all'80%, noi avremo nei prossimi tempi una recrudescenza degli attacchi al debito italiano con lo spread a nuovi livelli record e con tutte le conseguenze che questo comporterà sul nostro paese. La Germania intanto ha fatto un'asta di obbligazioni a 2 anni con un rendimento al minimo di sempre, allo 0,14%. La Germania, anche nel caso che dovesse sostenere il proprio sistema bancario, che ha più o meno le stesse problematiche di quello italiano, parte da un livello di debito pubblico molto meno impegnativo di quello che noi ci trasciniamo già da quasi 30 anni, primo punto. E secondo punto, nell'ambito dello sviluppo economico della Germania, quindi nel paese, nel suo complesso, del PIL e persino anche nel peso all'interno dell'indice di borsa, il sistema bancario in Germania pesa molto meno, il sistema produttivo pesa molto di più. Quindi l'insieme di questi fattori fanno sì che la Germania come paese sia oggettivamente più solido e più in grado di uscire indenne anche dallo tsunami che ci attende. C'è da dire che la Germania cresce anche, è una Esatto. delle poche nazioni europee che cresce. Intanto l'andamento dei rendimenti sul decennale italiano, siamo intorno, appunto, come vediamo, al 5,44%. Voglio far vedere in ogni caso anche il grafico del
cosiddetto spread, appunto, diventato ormai famoso grazie all'uso che ne fanno tutti i giornali italiani, questo spread, il differenziale di rendimento tra il BTP a 10 anni e il Bund a 10 anni, vedete che è iniziato adesso a salire, anche se rimaniamo comunque abbastanza distanti dai massimi raggiunti appunto nel momento in cui la crisi era più severa. Adesso la crisi sta cominciando ancora a mordere, ci diceva Gianluca. Hai dei tempi? Cosa puoi dirci in più? Hai dei tempi? Hai. Come ti ho già detto altre volte riguardo ai listini di borsa, il nostro modello si automodifica costantemente, quindi fare delle proiezioni di prezzo è più facile che fare delle proiezioni di tempo. A livello di prezzo sembrerebbe che oltre il 2013 non si possa andare comunque in questa specie di agonia. Poi è chiaro che se, come ti ho già detto, la BCE dovesse cominciare a fare un credito centralizzato e quindi a cambiare le regole del gioco, nel senso che il flusso di denaro, invece di finire ingessato dal sistema bancario italiano, venisse messo a disposizione delle aziende e delle famiglie che abbiano comunque titolo e merito creditizio adeguati, questo potrebbe cambiare le regole del gioco e quindi modificare gli scenari. Ma finché le regole del gioco rimangono quelle tradizionali, le prospettive di uscire da questa situazione sono bassissime e quindi il lasso temporale sono tra i 3 e i 18 mesi. Gianluca Braguzzi, PST Capital Management, grazie mille Gianluca, arrivederci a voi.